24 gennaio 2023, ultimo messaggio della Madonna di Anguera. Molti poveri figli avranno fame. Purtroppo è la triste verità, e cioè molte popolazioni nel mondo hanno fame, soffrono la fame. E quello che dice la Madonna in questo suo ultimo messaggio al veggente Pedro Regis è davvero preoccupante, perché questa fame aumenterà ancora di più, considerando le varie guerre che sono in giro nel mondo. Bisogna cercare Gesù. Bisogna essere con Lui, seguire Lui, perché Egli è la via per arrivare al Signore e avere la vita eterna. Ovviamente occorre ascoltare, dice la Vergine Maria, gli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa e anche vivere l'Eucaristia in cui Gesù Cristo è presente. Leggiamo il messaggio. Cari figli, il grande tesoro sarà disprezzato, in molti luoghi la tavola sarà vuota e i miei poveri figli avranno fame. Io sono la vostra madre addolorata e soffro per ciò che vi accade. Non allontanatevi dalla verità, non ritiratevi. Il mio Signore ha bisogno della vostra testimonianza sincera e coraggiosa. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e ascoltate gli insegnamenti del vero Magistero della sua Chiesa. Cercate Gesù. Egli è presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. Dite a tutti che questa è una verità non negoziabile. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Qualunque cosa accada, non allontanatevi da Gesù. Datemi le vostre mani e io vi condurrò a colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi, nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.